questo? Si può mangiare? Ma no, Billy, è un portale. Allora entriamo dentro. Oh, no, Billy, aspetta. E quello cosa diavolo è stato? Ma dove siamo? Siamo dentro un fumetto. Il tuo fumetto. Cosa? Segui Ele e Billy in questa nuova avventura. Il segreto del collegio, dal 15 novembre in tutte le librerie e negli store online. Preordinalo ora, per essere il primo ad averlo. Ci saranno anche firmacopie. Sei pronto ad affrontare l'avventura più incredibile di sempre? Ma dove siamo finiti sembra oggi? Sembra la foresta dello Slenderman. Tu dici? Non vedo nessun foglio di carta appeso a qualche albero. Magari è la foresta di Twilight. E neanche nessun vampiro sberluccicante. Ecco lo Slenderman! Oh, è Edward Cullen! Ma no, Billy! È una bambina! Ciao, bambina! Io sono Eleonora e lui è Billy... Che sta facendo? Ho capito! Vuole fare carta, forbice, sasso! Va bene, dai, giochiamo! Carta, forbice, sasso! Oh, ho vinto! Ancora, ancora, ancora! Carta, forbice, sasso! Ho vinto di nuovo, ma continua a fare carta! Non è molto sveglia questa bambina, eh? Carta, forbice, sasso! Che schifo, ti sta uscendo sangue dal naso! Parli te che ti scaccoli sempre. Beh, trovo le pepite d'oro! Ma cosa sta facendo? È iniziata la festa! Ti serve un fazzoletto? Ti sta sanguinando tutto il naso! Wow, che figata! Lo fai fare anche a me? Perché tu non sei volato? Eh? Perché tu qui? Questa parla peggio di me alle interrogazioni. Aia, che botta al sedere! Posso controllare? No! Ma questa bambina ha i superpoteri? Ma no! Ha semplicemente un modo molto violento di giocare a carta, forbice e sasso. Ehi ragazzina, come ti chiami? Zero? Bel nome! 011? È una cosa tipo 118? 011111 11. Mi chiamo 11. E quindi questa è casa tua? 11! Ah! Chi sono questi? Ma è grandissimo! No, è tipo me! Oddio! E se fosse mio fratello di un altro mondo? Oddio, è vero, sembrate tipo fratelli! Tu non sei mia sorella! Me ne basta una, Nancy! E gnocca, Nancy? Mike, loro, amici. Non c'è spazio per i tuoi amici, mandali fuori! Ma per Lucas, Dustin e Will c'è spazio. 11, sono io che faccio le domande qua. Va bene, si possono fermare. Cos'è questo gioco? È tipo Monopoly? È D&D, stai fermo. 11. Guarda 11, ti ho preso una parrucca. Parrucca? Ti ha regalato una parrucca perché pelata gli ricordi quello di Cattivissimo Me. Cosa? No! Tu mi prendi in giro, io ti tolgo gli occhiali. Senti, 11, ti ho fatto un rifugio. Qui nessuno potrà trovarti. Una coperta. Sì, così sarai nascosta. Oh, sì, così sarò nascosta. Una coperta e due sedie. Sarai al sicuro. Non hai tipo un letto, un divano? Questo sarà meglio. Dove siamo finiti adesso? Guarda, Billy! Delle lucine di Natale! Ma siamo ad agosto! Le mie lucine! Che cos'è, uno spirito? Sono della mamma di Will. Non vuole che si tocchino le sue lucine di Natale. Anche mia mamma è ossessionata dagli alberi di Natale. Chi è Will? Un bambino scomparso. Ce lo puoi descrivere? Aveva un taglio di capelli a forma di scodella. Ci credo che è scomparso! Sarà scappato piangendo dalla città con quella scodella in testa! Non ci avevo pensato. Noi eravamo convinti che fosse stato preso da un mostro dal sottosopra. Fidati, è molto più probabile la mia versione. Oh! Ele, guarda cosa ho trovato! Ma cosa? Che cos'è? Che ne so? Beh, fa paura!
un passaggio per il sottosopra. Billy, stai pensando anche tu a quello che sto pensando io? Che non ha senso il fatto che staccato si scriva tutto attaccato e invece tutto attaccato si scriva staccato? No, sto dicendo che forse uno di questi portali ci può riportare a casa. Stavo per dire che mi sembra una crostata. Ma che problemi hai? Beh, allora, prima di tutto quelli di matematica che dobbiamo fare per domani. Ma sai che c'è? Oh, problema scomparso. Billy, i tuoi libri sono scomparsi. Credi che la professoressa mi crederà quando le dirò che li ho lanciati nel sottosopra? No. Ehi, ma sento della musica. Vado a vedere di che si tratta. Billy, aspetta! Oh, com'è possibile che ogni volta debba andarlo a recuperare in qualche mondo misterioso? Ma aspetta un attimo. Potrebbe essere la mia occasione per liberarmi di Billy una volta per tutte. Potrei finalmente andare in vacanza per sempre. Ho portato con me il tuo telefono. Che cosa? Brutto maledetto! Torna qui! Ah! Aia, che male! Dove siamo finiti? È tutto così silenzioso. Sembra la mia testa quando facciamo le verifiche. Billy, guarda! Laggiù c'è una scodella! Forse il ragazzino Will che gli altri stanno cercando! Ehi! Ah! Non vogliamo farti del male! Certo! È quello che direbbe uno che vuole farti del male! Vero! Stai indietro! Ehi! Non sono mica un mostro! Siamo al buio, è difficile da dire! Come ti permetti? Visto! Non posso esserne sicuro! Siamo qui per riportarti a casa! Ve l'ha chiesto Mike? No! Ci ha portato 11! Vi ha portato l'11? Siete arrivati qui con il pullman numero 11? No, è una ragazzina che si chiama 11. Ma chi si chiamerebbe 11? I genitori devono volerle proprio male. Ma parli tu che tua madre ti ha fatto il taglio a scodella. Ehi! Aspettate. Perché ti tocchi il collo? Lui è qui. Lui chi? Perché voi bambini scemi non mettete mai il soggetto? Fiore, il Demogorgone! Muori, 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 muori! Fermati, non vuole farti del male! Cioè, tu ti sei spaventato quando sono arrivata io e non ti spaventi quando arriva un mostro del sottosopra? Sì! Ha ragione! Insomma, guardatelo! È un mostro! Ma è un fiore! Io me ne vado. E poi mi ha tenuto compagnia qui nel sottosopra. Come? Guarda, sa anche ballare Gangnam Style. Finalmente siamo nella sala giochi. Sì! Figata! Ma che ci fate voi due ancora qui? Io sto aspettando Nancy. Non ti farai mia sorella. Stupido coso con gli occhiali. Ehi, non dire queste brutte cose di tuo padre. Ma ragazzi, dov'è finita 11? In questa stagione scompare misteriosamente e diventa Dark. Diventata cosa? Io ora una dei Maneskin. Ehi, 11. Oh, perché sei diventata emo? Io, una dei Maneskin. Chi sei? Damiano? No, volevo essere Victoria, ma continuano a rasarmi i capelli a zero. A me sembri più Damiano. I'm begging! Vabbè, non importa. Non ci credo, Billy. Siamo in una sala giochi americana. A me basta che ci siano puppe e possiamo stare dove vogliamo. Ma questo pensa solo alle ragazze. Almeno io ci penso alle ragazze. Invece la tua 11 è scomparsa. Sì, vabbè, vabbè, senti, non mi interessa lui. Oh no, un ragno gigante. Vabbè, ne ho visti tanti. Willa! Will? Che succede? Niente! Tutto bene? Se dice a Mike che me la sono fatta addosso, ti ammazzo! Non ci credo, ragazzi! C'è qualcuno che ha battuto il nostro punteggio su Pac-Man! E chi è? Qualcuno che si chiama Mad Max! Ma chi sarà mai? Ciao a tutti, io sono Max! È impossibile che sia lei! Perché? Perché no! Ma si chiama Max! Ma è una femmina! Ma che problemi ha questo con le ragazze? A me va bene così! Comunque,
Posso provarci con Max? No, spiamole e scopriamo se è Mad Max. La smettete di spiarmi, falliti? Ah! Allora, che volete? Ecco, ecco, ecco. Maschi e ragazzini ci hanno mai parlato con una ragazza. Ci penso io. Ehi tu, rossa. Sì? Ti devo chiedere una cosa. Dai su, chiediglielo. Per caso vuoi uscire con me? No. Dai, almeno fammi presentare. Io sono Billy. Oh, che cosa? Che stupido nome. Ma come ti permetti? Mio fratello si chiama Billy. Cosa? È quello là. Wow. Oh, che schifo. Ci può essere solo un Billy. Ehi tu! Oh, tizio losco con quattro baffetti in croce. Oh, come ti permetti? Mi permetto e come? Togliti gli occhiali quando parli con me. Non posso. Allora te li tolgo io. Ma com'è possibile? Smettetela voi due. Zitta, Max! Bella Billy. Bella Billy. Oh mio Dio, non penso di essere in grado di gestire due Billy. Nemmeno io. Comunque, che ci fai qui? Sono qui per dirti che non puoi chiamarti come me. Ti chiami anche tu cattivo ragazzo della scuola, il più figo di tutti? Con un bel sedere? Esatto. Sì, è il mio nome. Nessuno ti chiama così a scuola. Zitta! Comunque, che mi dici di questa signora? È gnocca! Fa vedere! Ma è mia madre! Bella zio! Smettetela di parlare di mia madre e di Nancy! Vanno usarvi le ascelle? Che schifo! Ma che succede? L'ho visto! Cosa? Chi? Lui! Senti, bambinetto, se non la smetti di mettere il soggetto quando parli... Ho visto Billy e le sue ascelle puzzose! Quale Billy? Che schifo! Ci credo che hai vomitato, ma... Dov'è finito il vomito? Ha preso vita ed è scappato via. Oh, mamma! Ehi, Will! Tutto bene? Lasciami stare, sfigato! Will! Di solito tu non parli così! Stai iniziando ad assomigliare a me! Zitto, puzzone! Ehi! Sono finito in una marea di pazzi! Non sei nemmeno rossa naturale! Ehi! Non è vero! Ragazzi, ma... che succede a Will? Mi vendicherò e vi farò tutti fuori! Ehi, ma... che succede? Perché mi guardate così? Perché ci hai appena detto che ci vuoi uccidere tutti. Io? Non è vero! Sì, invece! Di nuovo? Non sto facendo niente! Gne. È come se fosse posseduto! Secondo me lo fa apposta ed è tutta una scusa per insultarci. Ehi, Mindflyer! Si è impossessato di lui! Chiamiamo la mamma di Will! Possibile che lasciò solo mio figlio per un attimo e succede tutto questo? Va tutto bene, signora Byers! Lasciatemi stare! Signora Byers, Will non è in sé! Will, chi sono io? Chi sono io? Tua madre! Bella questa. Dov'è 11 quando serve? Bello il concerto dei Maneskin. Oh. Ah, i miei amici inutili sono di nuovo in pericolo e devo andarli a salvare. Eccomi. 11! No, è Damiano dei Maneskin! Scherzavo! Per uccidere il mostro... ci va del caldo. No! A lui piace freddo! Visto? Beh, ma allora non è un problema. C'è il surriscaldamento globale. Hai ragione, sto già meglio. Ah, ce la siamo risolti in fretta. Allora, andiamo al ballo di fine anno? Sai che sei bellissima. Vuoi che chiami Billy? Ma sono già qui! 11, ti va di ballare? Ballare? Si fa così. Aspetta! Vecna arriva nella quarta stagione! Blea! Che schifo! Che cosa diavolo ci fate qui? Non glielo ho chiesto io di spiarvi! Allora, che si fa in questa stagione? Si visita il centro commerciale. E poi? Si visita il centro commerciale. Ma non succede niente tipo con superpoteri, robe strane, mostri? I mostri arrivano al centro commerciale. Adoro fare shopping. Ok.
Siamo sicuri che quello fosse Mind Flayer e non una ragazza struccata? Impossibile. No! Ho visto alcune ragazze fare la spesa struccate! Impossibile che una ragazza sia così brutta. Questo perché non hai visto la prof di fisica in piscina. Guarda! Lì vendono gelati, andiamo a prenderne uno! Ciao, io sono Steve. E io sono Robin! Benvenuti da Scoops Ahoy! Ahoy! Oddio, ripetono sta cringiata con tutti i clienti? Carina la ragazza! Io. Hey, piacere di conoscerti. Io sono Steve. Il piacere è mio. Aspetta, ci stai provando con me? Dovrei? Beh, se è così. Vorrei un gelato quattro gusti con cioccolato, vaniglia, fragola, pistacchio, quattro fragole scottate, la pandora, granella, cioccolato, tutto quanto gratis. Grazie. Secondo te l'ho conquistata? Comunque, è vero che qui potete avere tutto il gelato che volete? Sì. Gratis? Certamente. Ciao a tutti e benvenuti da Scoops Ahoy! Mi spieghi perché sono dovuta venire a lavorare anch'io? Steve mi ha chiesto di assumerti. Cosa? Non capisco, perché gli piaccio? Perché ha detto che sei aggressiva come la sua ex fidanzata. Aspetta un attimo. Che c'è? La sua ex è Nancy! E dai allora dimmi, è gnocca Nancy? Sì, insomma, ti ho già detto di sì. È perché sono tre stagioni che andiamo avanti e non l'ho ancora vista! Cosa ci posso fare io? Ma tu non eri tipo il più figo della scuola? Cioè, che è successo poi? Insomma, cioè... Prima tutti ti amavano, poi Nancy ti ha scaricato, ora gli unici tuoi amici sono quattro bambini e sei vestito da Sailor Moon! Sì, ma non c'è bisogno di essere così aggressivi! No, perché io sono il più figo della scuola da me e vorrei sapere cosa hai fatto in modo da evitare di diventare come te! Tutto è successo da quando è arrivato quel Billy. Billy? Ma sono io! Billy il figo. Sono sempre io! Billy con un bel sedere. Sempre qua! Il fratello di Max. Ah, quel Billy. Parlando dell'altro Billy, anche lui sta facendo un lavoro estivo e guadagna molto più di noi. Ma qui ti danno gelato gratis! Ma là ci sono delle ragazze in costume da bagno. Allora, è tempo di far licenziare l'altro Billy. Non penso sarà facile farlo andare via. Gli vanno dietro tutte! Wow! Persino le vecchie. Ciao, Billy! Che schifo. Ehi, Billy! Posso fare anch'io il bagnino? Va bene. Allora, che dobbiamo fare? Ti atteggi, guardi male gli altri, insulti i bambini. E se qualcuno ti fa male? Gli urli che è un babbeo. È il mio lavoro dei sogni. Ora guarda e impara. Si va a rimorchiare. Salve, signora Wheeler. Ciao, Billy. Salve! Ma chi è questo? Billy! Ma io dicevo lui. Oh amico, perché sta bloccata così? C'ha l'erne del disco. Come ti permetti? Io sono giovane. Quanti anni ha? Non si chiede l'età a una signora. Allora è vecchia. Non sono vecchia. Vabbè. Quanti me ne dai? Di prigione? Beh, allora. Billy! Che c'è? Mi ha telefonato 11 e mi ha detto che ha litigato con Mike. Senta, signora Wheeler, Mike non è suo figlio? Non lo so, è difficile da ricordare quando hai tre figli. Sa che suo figlio è stato tipo quasi mangiato per tre volte dal Demogorgone e l'altra figlia va in giro con un fucile a spaventare le persone? Senti, Billy, sono più carina io o mia figlia Nancy? Salve, signora Wheeler. Mi piacciono quelli di poche parole. Non voglio che ti vedi più con mia figlia. Perché no? Perché non voglio che vi baciate. Mi scusi, Hopper, ma sua figlia è stata imprigionata per 10 anni in un laboratorio. Non può andare in giro e adesso vuole anche toglierle il fidanzato. Se la metti così sembro davvero cattivo. Perché lo è? Smetti di uscire con mio figlio o ti riduco in polvere! Senti, Undy, oggi non possiamo vederci. Perché no? Perché la nonna sta male. Tua nonna è morta. L'altra nonna. La nonna sta male? No, mamma, no! La nonna non sta male! Metti giù! Salve, signora Wheeler. Mi piace l'altro, Billy. Tu menti. Io non mento. Adesso non posso perché... Ti è morto il criceto! Mi è morto il criceto! Sei allergico ai criceti. Ma come facevo a saperlo io? Comunque non posso. Ciao! Dovete aiutarmi. A fare cosa? A capire se Mike sta mentendo. Sì. Non vi ho ancora detto niente. Ma sappiamo che mente. Cosa dovrei fare? Dimentica... Usa i tuoi superpoteri contro di lui! Cosa? Che c'è? Scusami, è il suo primo fidanzato! Ha i superpoteri! Non ne vuoi approfittare? Ex fidanzato? Scusami, Ele, ti faccio una domanda. Sì? I tuoi ex fidanzati sono ancora tutti vivi? Perché me lo chiedi? Così. Quindi cosa devo fare? Prima di tutto, cambia outfit. Ah, pensavo che i vestiti lerci da boscaiolo andassero di moda, ma non volevo essere scortese. Me l'ha data Hopper. Si vede. Andiamo a fare shopping! Allora... Bello.
Ma dove sono i vestiti? Adesso andiamo a prenderli. Finalmente posso comprare vestiti vintage senza spendere un occhio della testa. Questi vestiti non sono vintage, sono l'ultima moda. Dalle mie parti sono vecchi di 40 anni. Viene dal futuro. Oh! Sfigate. Uzi, ci aspetta! Cosa posso prendere? Quello che vuoi. Devi scegliere ciò che ti fa sentire bene. Devi essere tu a volerlo. Non Mike, non Hopper, nessun altro. Solo tu. Fai la scelta che più ti piace. Voglio questo. No, quello fa cagare. Sono contenta che abbiamo fatto shopping, ragazze. Ma dove li avete trovati tutti quanti quei soldi per comprare quei vestiti? Soldi? Comprare? Non sei passata dalla cassa? Perché dovevo? Mi avete detto di prendere tutto quello che volevo. Ma la cassiera non ti ha tipo inseguita? Non è più un problema ormai. Oh oh, ragazze! Sì? C'è Mike. Cosa devo fare? Se ti fa arrabbiare, piantalo in asso. Ok. Mike, che ci fai qui? Cercavamo un regalo per la nonna. Continua a essere morta. Un regalo per te. Pensavo stessi cercando un regalo per me. Wilma, che cazzo? Tu menti. No. Io... Piantalo in asso! Io... ti spacco... Ma no! Scusa Max, non mi ricordavo il tuo consiglio. Pigiama party! Apprezzo che nella prima stagione andavo sempre avanti e indietro con gli stessi stracci, mentre ora faccio 4 cambi d'abito all'ora. Cosa possiamo fare? Io gioco al VR. Quello... non è un VR. Per me sì. Forse i tuoi superpoteri ti permettono di teletrasportarti in luoghi sconosciuti passando attraverso la mente delle persone. Non lo so, gli autori non l'hanno mai spiegato. Puoi spiare mai che gli altri. Ok. Ragazzi, ragazzi, sentite? Bella questa, senti un po'. Che schifo. Sentite questa. Dai, non fa tanto schifo. Sentite questa! Sono traumatizzata. Cosa hai visto? Meglio se non ve lo dico. Adesso spia mio fratello. Ok. Vattene via! Cosa hai visto? Ora ve lo dico. Beh, se ci racconta di questo e non di ciò che ha visto con Billy, Will e Mike, non oso immaginare cosa abbiano fatto. Ho visto Billy che era arrabbiato. Normale. E cattivo. Normalissimo. Vabbè, andiamo a controllare. Ciao sorellina, come stai? È stato preso dal Mind Flayer! Come fai a dirlo? Perché è gentile! Ciao ragazzi. Undi, siete già qua? Sì. Sono contento di vederti. Non ti ho perdonato. E vai. Non ho detto niente! Come facciamo con Billy? Gli ho detto che se faceva la sauna gli davo il mio numero. Sono nella sauna, vieni piccola. No. Come? Mi avevi detto che venivi. Sì, ma avevo le dita incrociate. Ti pare che vengo in un posto in cui sudo, mi si rovina il trucco e c'è puzza di uomo marcio? Ma ci sono io! Il che aumenta i motivi per non entrare. Quello arrabbiato in questo momento è Billy o il Mind Flayer? Tutti e due. Ragazzi, questa è la battaglia finale. Che facciamo? 11! Un attimo. Cambio d'abito. Questo è il mio preferito. Sì, è vero, è il migliore. Secondo me era bella la camicia blu. Sì, vero, era molto carina. No, l'elastico giallo ti faceva il frontone. Frontone? Sì, è vero. Vero. Vi ricordo che ho i superpoteri. Probabilmente vengono dal frontone. Vi ricordo che sono qui. Ah, già. Scusa. Distruggo tutto. No. Devo andare a fare shopping. È stato facile anche stavolta. Adoro il centro commerciale. Caro Mike, ti scrivo dalla California. California girls. Mi sono fatta prendere dall'emozione. Adesso sono piena di amici. Ah, sfigata! Questo è imbarazzante. Vado bene a scuola? 4? Proprio come uno dei miei fratelli del laboratorio. Non è una cosa positiva? Non ce l'hai più i poteri, scema! Anche Will sta bene, credo. È un po' strano.
Sta preparando un disegno ma non vuole dirmi cos'è. Qualunque cosa sia non è un disegno per Mike. Dice che qualunque cosa sia non è un disegno per te. Sono sicura che gli piaccia una ragazza. Sei carino, Will. È il giorno più brutto della mia vita. Non vedo l'ora di vederti, Mike. Anch'io non vedo l'ora di rivederti, Undy. Oh, che carino. Ma che ci fate ancora voi due qui? Non sappiamo come tornare a casa. E poi adesso siamo anche noi nel club di D&D. Giusto, D&D, dobbiamo correre da Eddie. Benvenuti nel club di D&D. Ma certo, noi siamo gli svitati perché ci piace giocare a un gioco fantasy. Oddio, è salito sul tavolo. Che schifo, scendi, io qui sopra ci devo mangiare. Invece è normale se sei appassionato di fantasy. Feste, musica, oppure di un gioco in cui devi buttare la palla nel cesto del bucato. Scendi dal tavolo, che schifo! Questo è veramente pazzo. E se lo dico io? Pensate che Max stia male? Non so, nella scorsa stagione le è tipo morto il fratello. L'avevo detto io che ci poteva essere solo un Billy. Billy! Che paura! Quel pendolo è così fuori stagione, chi mai lo comprerebbe? Chrissy, ciao! Ok che faccio paura, ma non pensavo così tanto. Con quei capelli dovresti aspettartelo. Sai che io e te andavamo alle medie insieme? Non te l'ho chiesto. Sì, e tu eri bellissima. Io invece avevo i capelli corti. Sono venuta qui per chiederti altro, lo sai? Era molto divertente andare a scuola con te, Chrissy. Oh mio Dio, Eddie, tu pensavi che incontrarsi in una foresta abbandonata significasse che questo era un appuntamento? Sono davvero contento che adesso siamo amici. Non ho mai avuto un'amica in vita mia. Spero davvero che noi potremo essere amici per tutta la vita. Chrissy! Chrissy, svegliati! Ah! Mi spiace, Eddie. Sei stato frenzionato. Per una volta che avevo quasi la ragazza, dovrò dire ai miei amici che è stata presa da un demone. Diranno che è una scusa. Non ti crederanno mai. Ha! Sfigato. Tranquillo. Tanto neanche le baby di amici. Che bello, non posso credere che stiamo andando in California. Tra l'altro, Billy, io e te abbiamo fatto un sacco di avventure insieme. Siamo andati dentro Stranger Things, dentro Squid Game, dentro Among Us, dentro Poppy Playtime e Five Nights at Freddy's. Non pensi che sarebbe fantastico un fumetto con le nostre avventure? Sarebbe fantastico! Io lo comprerei immediatamente. Non fatemi fare brutte figure. Stai scherzando, vero? Sei tu quello vestito come un papà americano che sta andando in vacanza alle Hawaii. E quegli occhiali sono orribili. Ecco Undy e Will. Ciao Undy, ti ho portato dei fiori. Mi chiamo Jane ora e sono allergica a questi fiori. Ciao Will. Mike. Ciao. Cos'è quello? Niente, soprattutto non è per te. Oh, figo. Non è un po' imbarazzante? Lo stavo pensando ma non volevo dirlo. Ciao amico. Ciao amico. Come stai amico? Una favola amico. Amico. Direi che si sono trovati. Sono sicura che ci divertiremo tutte alla pista di pattinaggio. Ciao sfigata. Basta. Basta. Non è successo di nuovo niente. Non funziona. Angela! Undy! Le avevo detto 100 punti se la beccava in testa. Grande. Oh no, adesso mi manderanno in prigione per colpa di una bionda finta. Ne è valsa la pena. No, Undy, tu verrai con me. Papà! Non eri tipo stato mangiato dal Demogorgone nella prima stagione? No, sono sopravvissuto, vedi? Ho una cicatrice. Sicuro che non sia un buco di trama? Rasateli i capelli. Di nuovo, no! Magari farla arrabbiare come una pazza le farà recuperare i poteri. O forse no. Vecna si sta prendendo gioco delle persone insicure. Ecco perché a me non ha mai sussurrato nulla. Quindi per farla arrivare dovrete rendermi insicura. Non potevi chiedermi di meglio. Lo sai che le rosse puzzano. Ehi! E quella felpa sembra che l'hai rubata da un cicciobello. Ragazzi, quando vai sullo skate fai pena. Ha funzionato! E ora che facciamo? Vecna! Che c'è? Ti immaginavo un po' più minaccioso. Cosa vorresti dire? Non lo so, guarda che figura slanciata! Sembri la settima Kardashian! Sembra una dieta vegana! Come facciamo a farla scendere? Insomma, scendi! La tiriamo per i piedi? Prova a prenderla con un lazzo! Non riuscirai a vincere! Sì, invece! No!
Molto maturo da parte tua. Ci sono! Per farla scendere dobbiamo farle sentire della musica. Come fai a saperlo? Non abbiamo abbastanza budget per la scena in cui lo spieghiamo, fidati! Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farle sentire la sua canzone preferita. Non c'è una playlist automatica su Spotify? Non c'era Spotify negli anni 80! Canto io qualcosa. Any folly could have been deal with God. Billy! And I get to swap our places. Basta! Devo raggiungere il varco. Be running on that hill, be running on that building. And if only could. Puoi fare più veloce! 11. Abbiamo pensato che forse per farti tornare i superpoteri dovresti tornare nel passato. Ecco perché abbiamo preparato tutte le videocassette con le recite di Natale del laboratorio. Oh no! Questa è la nostra recita di Natale! Ciao 11. Ciao Draco Malfoy, hai sbagliato film. Adrian di Miraculous Ladybug, sono Harry. Harry Potter? No, Harry e basta. Mi domando chi sia Harry in realtà. Vecna? 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 Impossibile, sarebbe troppo banale. Oh guarda, era proprio Vecna. Incredibile! Chi l'avrebbe mai detto? Che c'è Mike? Undy è in pericolo, siamo nel mezzo del deserto e io non so cosa fare. Sono agitato. Posso farti vedere il disegno che ho fatto? Sul serio? Mi sfogo con te e tu mi mostri il tuo disegno. Allora l'ho fatto con le tempere e gli acquarelli. Questo sei tu con un cuoricino sullo scudo. Questo sono io vestito da mago. Ma mi stavi ascoltando prima? Questo sei tu che sconfiggi il drago. Ti stavo parlando del fatto che Undy mi vuole lasciare. È una cosa seria. Sono stato rapito dal Demogorgone nella prima stagione. Il Mind Flayer mi ha tormentato nella seconda. Pensi davvero che possa trovare serio il litigio tra te e Caparasata? Effettivamente. Comunque Will, è stupendo. Undici mi aveva detto che stavi lavorando a un disegno per qualcuno. E per me? No! Undici mi ha chiesto di farlo. Lei mi ha detto che non aveva alcuna idea di cosa stessi disegnando. Pensava che lo stessi facendo per una ragazza che ti piace. Giuro che se quella pazza rasata torna a casa viva la spello io. No! Che simpaticona! Te l'ha detto per fare una sorpresa! Sei tutto rosso in viso e stai sudando freddo, ma misteriosamente mi fido di te. Quello che vuole dire Undici è che lei a volte si sente diversa, sbagliata. Ma tu non la fai sentire così, tu la fai sentire come se fosse giusta. Sì? Sì. Oh mio Dio, Mike, ma sei stupido? È ovvio che te l'abbia dedicata Will e non Undici. Ma mi ha detto che gliel'ha chiesto Undici. Will, scendi dalla macchina. Andiamo a prenderti un gelato e a consolarti. Un gelato con doppia panna, grazie. Qual è il piano finale? Max si fa vecnizzare. Noi andiamo nel sottosopra e distruggiamo Vecna lanciandogli delle bottiglie infuocate. Ci penso io, ragazzi. Giusto, Eddie. Tu sei il personaggio più amato in questa stagione. Tutte le ragazzine hanno il diario segreto pieno di stickers con la tua faccia. Gli adolescenti fanno i tuoi cosplay. Sei il personaggio che tutti adorano. È impossibile che tu muoia. Ah! Come non detto. Arrenditi, Max. Lascia stare la mia amica. Undy! Vecna mi ha presa. Ero convinta che pensando a qualcosa di positivo lo avrei sconfitto, ma ce l'ha fatta comunque. Questo è il ricordo del ballo d'inverno. Questa canzone fa schifo. Dobbiamo salvare Undici! Non ci sta pensando Mike con le sue parole d'amore? Undici, io ti amo perché... Fottirmi qualcosa, ma che ne so io? Perché sei un supereroe? Wow! Dovremo salvarla noi. Oddio! Aspetta un attimo! Nancy? Sì. Nancy Wheeler? Sì. Oh, sono 4 stagioni che sogno di incontrarti! Dobbiamo sconfiggere Vecna. È il giorno più bello della mia vita! Nancy, ti amo! Ce l'abbiamo fatta! E vai! Come sta Max? Alla grande, direi. Hawkins era stata distrutta. Il sottosopra e il soprasopra ormai erano la stessa cosa. I nostri amici, come se niente fosse, stavano felici sulla collina. Ragazzi, guardate! C'è il surriscaldamento globale! Ragazzi, lui è qui. Lui chi? Perché non metti mai il soggetto? Lui! Da quando te ne sei accorto? Da stamattina. Perché non l'hai detto prima? Faceva figo dirlo nei titoli di coda. Certo, perché vuoi essere il protagonista e avere l'ultima parola, ma te lo scordi! Qui sono io la protagonista! Ah! Ah!
qui!